Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del Presidente del Tribunale Santa Maria a Capua Vetere, Gabriella Maria Casella. Buonasera Presidente, come sta? Buonasera, bene, grazie. È sempre per me una gioia intervistarla, averla. Quando manca un po' di tempo che non la sento, sento una nostalgia e dico devo ascoltare perché gli accadimenti di questo periodo ce ne sono tanti e urge la sua parola, il suo pensiero. Allora, innanzitutto... Lei è sempre molto, molto gentile e molto cara. Per carità. Allora, elegantissima come al solito... È comoda? Sì, sì, come allora no. Possiamo iniziare. Iniziamo con una bellissima notizia, la posa della prima pietra per i lavori della costruzione della rete idrica per il carcere di Santa Maria Capua Vetere. E se non mi fosse diciamo, affidata a lei, sono decenni e decenni di inerzia assoluta. Veramente si era trasformata proprio in una violenza, violazione dei diritti dei detenuti. Pensate, l'acqua, io l'ho detto tante volte perché l'argomento carcere mi sta molto a cuore, l'acqua viene sanificata ancora fino ad oggi dai pozzi, si preleva dai pozzi e poi viene sanificata, e insomma era una cosa assurda e lei mi sono confidata con lei e lei disse qualche diciamo mese fa. Intervista fa, lei mi disse ha fatto bene a sottolinearlo, detto fatto si è risolto questo fatto. No, è stata una bellissima manifestazione tra l'altro diciamo ad iniziativa poi del sindaco del comune di Santa Maria Capua Vetere, che è stata la istituzione che poi si è data da fare. Il prefetto Ruberto. C'era il prefetto, sicuramente. Grandissima stima. Che è una persona eccezionale. Dicevo, e quindi il sindaco di Santa Maria e poi la persona, l'istituzione che si è dovuta occupare necessariamente di questa vicenda da un punto di vista, come devo dire, di esecuzione poi delle opere, perché per anni, insomma per 25 anni la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere è stata privata della possibilità di essere diciamo dotata di acqua corrente. Perché? Perché non c'era la possibilità di agganciare la casa circondariale alla rete idrica comunale. Quindi veramente una cosa anche, insomma, voglio dire, in sé molto, molto banale, che si è trasformata in una vergogna, perché per molti anni, come lei poi sa benissimo e ha più volte anche detto nel corso delle sue trasmissioni, insomma, si è assistito a questa... inerzia totale. Sì, sì, proprio una... come se il problema non esistesse. Cioè, e poi c'è da dire che... Si risolveva il problema con, diciamo, le autobotti, l'intervento del garante per la tutela dei detenuti, appunto con gli approvvigionamenti di acqua, eccetera. Il sindaco Mirra, devo dire, è stato molto fermo e determinato nell'affrontare questa problematica, che era una delle tante che giustamente poi si affrontano nell'ambito di un comune, e quindi sono stata contenta che poi ci sia stata questa manifestazione che lui ha voluto si tenesse al Palazzo San Carlo, che è uno degli edifici comunali che abbiamo adesso utilizziamo noi come tribunale, quindi con la presenza del prefetto, la direttrice del carcere di Santa Maria. E io in quella sede mi sono augurata che poi questi lavori, una volta iniziati, terminassero ragionevolmente, in tempi ragionevoli. In quanto tempo? Credo un anno ci vuole, se ho ben capito, per fare questo lavoro. Però ovviamente, se ho ben capito, dottoressa, credo che questi siano i tempi, però è importante che ci sia anche un inizio, ma anche una fine, perché altrimenti rimane l'opera... La fine del policlinico, che si iniziano i lavori, poi dopo si terminano, poi si ricominciano. Però credo che molte difficoltà siano già state affrontate e superate nella fase che va, che appunto ha riguardato l'aggiudicazione delle opere, perché diceva appunto il sindaco nel corso della manifestazione che ci sono state ben 180 imprese che hanno chiesto di partecipare, e quindi anche la selezione è stata molto complicata. Ma lei ha visto proprio che sono incominciati o siamo ancora sulla carta? No, sono iniziati addirittura il giorno in cui c'è stata poi la conferenza stampa del sindaco, con il prefetto, il direttore del sindaco, sono stata proprio sul posto, è stata proprio dato avvio reale a questa attività da parte dell'impresa. Le chiedo di seguire. Vabbè, io poi per quello che posso, perché non è una mia...
diciamo, non già è, rientra nelle mie competenze, però sicuramente. Però visto che dicendolo a lei, insomma, si sono avuti i risultati. È stato un caso, nel senso che si muovevano. Però, insomma, vabbè, è si sono mossi tutti quelli che si dovevano attivare per questo, anche la Regione Campania con i finanziamenti, e quindi sì, vabbè, ma dico, io credo che non si poteva più. Non se ne poteva più, e poi oltretutto adesso è proprio il REIP, così si dice, no? La soluzione anche definitiva. Una volta iniziati i lavori termineranno sicuramente. Speriamo. In tempi, diciamo, ragionevolissimi. La classe forense di Santa Maria Capoeta si lamenta un po', si lamenta un po' dell'eccessivo, questa è una confidenza che le faccio con i nostri telespettatori, si lamenta per l'eccessivo rigore che c'è stato, che lei ha stabilito per queste norme, il rispetto delle norme anti-Covid. E questo, dice, nessun ufficio giudiziario, non solo della Campania, hanno detto, ma tutta Italia, siamo i più che abbiamo questo rigore eccezionale, che produce naturalmente diciamo, più tempo per stabilire le udienze, avere autorizzazioni, accedere alle cancellerie, ai giudici. Lei come risponde agli avvocati? No, mi fa piacere questa sua domanda, vediamo se riesco un po' a chiarire la situazione. Allora, non c'è un rigore eccessivo. Il Tribunale Santa Maria ha seguito nella fase della pandemia quelle che sono state le indicazioni fornite dal Ministero della Salute in primo luogo e dal Ministero della Giustizia. Quindi il Ministero della Salute, le circolari sono state varie del Ministero della Salute che indicava ai dirigenti e ai capi degli uffici quali fossero le misure obbligatorie per gestire la fase della pandemia. Il Ministero della Giustizia dava altre indicazioni che erano quelle relative alla modalità con cui le attività sia dei giudici che delle cancellerie penali e civili potessero proseguire durante la pandemia. Ovviamente io ho cercato di seguire proprio rigorosamente queste direttive, perché ritengo che la situazione fosse talmente eccezionale, è grave, che richiedesse delle misure di carattere eccezionale. Queste misure, che sono state peraltro concordate nel corso delle conferenze permanenti circondariali che si sono tenute, quindi sia le misure che hanno riguardato gli accessi a tutti gli uffici giudiziari, sia quelle che sono state poi attuate nelle attività delle cancellerie del settore penale e del settore civile, sono misure che da un lato hanno preservato per quanto possibile l'ufficio giudiziario dalla diffusione del virus, perché noi abbiamo avuto ovviamente alcuni casi di dipendenti, personale amministrativo e anche qualche giudice affetto da Covid-19, però non abbiamo mai avuto all'interno del Tribunale Santa Maria dei tre uffici giudiziari in cui è diviso il Tribunale proprio la formazione di un focolaio epidemico. Ovviamente nel Tribunale di Santa Maria, se sono state disposte delle controlli agli accessi per il pubblico e anche per gli avvocati, queste misure sono state poi attuate, perché la particolarità del Tribunale, cioè la circostanza che l'ufficio giudiziario è distinto in tre plessi, perché noi abbiamo il Tribunale Penale, il nuovo Palazzo di Giustizia Civile e il Palazzo San Carlo, sede di alcune importanti sezioni penali, ha consentito che la vigilanza fosse poi effettiva, perché, come devo dire, si sono un po' non c'è stato un accesso massivo ad un unico ufficio, e quindi siamo riusciti ad attuare con mia grande soddisfazione, devo dire, e anche con l'impegno poi del personale addetto alla vigilanza, quello che avevamo scritto nei decreti, cioè se è previsto l'accesso con la prenotazione, si accede all'ufficio solo appunto dando prova, insomma, che bisogna andare in quella cancelleria, bisogna tenere quell'udienza, eccetera. Ora, tutto questo, che è una situazione eccezionale, non è soltanto del Tribunale Santa Maria Capoavete, perché tutti gli uffici del distretto di Napoli
hanno seguito questi criteri dalla Corte di Appello, Tribunale Napoli, Tribunale di Nola, Torre Annunziata, cioè gli accessi ancora adesso, perché noi siamo in contatto costante, no? Certo. Un po' come tutti i presidenti dei tribunali, ancora adesso c'è la necessità di prenotarsi per accedere, perché questo poi va detto, noi non siamo stati liberati, perché noi siamo ancora in una situazione di emergenza epidemiologica. Il Ministero, come lei sa, il Governo anche, no, hanno decretato, siamo ancora con le mascherine. Hanno decretato la emergenza epidemiologica sino al 31 luglio. Ora c'è un'evoluzione, indubbiamente, perché certo, la campagna vaccinale sta portando ad una diminuzione dei casi di contagio anche abbastanza rilevante, significativa, evidente. Quindi io mi aspetto, come se lo aspettano gli altri presidenti di tribunale, che da parte dell'autorità centrale intervenga una indicazione concreta su come noi dobbiamo regolare questa nuova fase, perché non è, cioè, ci sono comunque già delle indicazioni che sono note a tutte: obbligo della mascherina, distanziamento, divieto di assembramento, sono misure che noi dobbiamo continuare ad adottare all'interno dell'ufficio giudiziario. Quindi dobbiamo adesso conciliare la fase nuova, in cui sicuramente non sarà necessario, no? Proprio controllare gli accessi, nel senso che cercheremo, adesso ci sarà questa fase, il mese di giugno servirà a questo, a capire come ridefinire le possibilità di accesso da parte del pubblico e da parte degli avvocati, sia del penale che del civile. Ovviamente bisognerà di organizzare un po' il lavoro delle cancellerie, però quello che io tengo a sottolineare, non dobbiamo perdere quello che di positivo la pandemia ci ha portato, anche nell'organizzazione degli uffici. È normale, ha rallentato tutto. Ha rallentato, però ha rallentato sicuramente, ma non ha rallentato tutto. Ha rallentato le attività che si devono svolgere in presenza delle parti. Lo so. Però, per esempio, nel civile molte di queste attività sono state sostituite, cioè, da attività svolte o da remoto o con altre modalità di udienza. Quindi non è vero quello che si dice. Questo lo devo, ci tengo molto a precisarlo, perché non è così. Cioè, non è vero quello che si dice così, un linguaggio non da diciamo, un po' comune, il tribunale è chiuso. No, guardate, il tribunale ha sempre lavorato. Però ha dobbiamo lavorato, dire la verità, che lei è stata molto severa. Ha fatto fare tamponi a tutti, tamponi non so, ogni quanti. Ma io credo che settimane. Ogni mese l'abbiamo Quindi fatto. È stata mese. Una cosa di grande coscienza. Però la guardi, sua. La tutela della salute è fondamentale. Cioè, certo. La prima cosa è la tutela della salute, perché se io ho in una cancelleria, se io ho una persona che è giustamente affetta da Covid, io ho l'obbligo di porre in quarantena fiduciaria tutte le persone con le quali ci sono stati contatti stretti, non occasionali. Però questo comporta poi effettivamente una sospensione dell'attività di una intera cancelleria. È normale. Quindi, comunque, però quello che va chiarito, mi scusi se mi soffermo ancora su questo, questo tema, le attività in presenza sono state limitate, però tutto quello che si poteva fare si è fatto, perché nessuno ha interesse a fermare il corso è dei normale. Processi, meno che meno i giudici, che hanno tutto l'interesse a portare avanti il loro lavoro e a non creare ulteriore arretrato. Certo. Questo è importante. E poi secondo me vanno recuperate, ribadisco, quelle modalità di gestione, anche per esempio dell'udienza penale, soprattutto dove noi siamo riusciti dopo un anno, 18 mesi, sono quasi 18 mesi di attività, diciamo, sub pandemia, a far sì che tutti i processi vengano chiamati ad orario. Certo. Cioè, se lei adesso vede lo statino di udienza, dell'udienza sia collegiale che penale, c'è una indicazione che credo sia molto importante anche per gli avvocati, che c'è una indicazione sull'orario del processo, cioè il processo numero eccetera eccetera viene chiamato alle 9.30, l'altro alle 9.15, l'altro alle 10.30 eccetera. Questo cosa comporta? Comporta una regolarità delle attività ed anche per i difensori, cioè invece di avere quelle attese lunghissime che c'erano nelle aule di udienza, è più ordinata la cosa. È molto più ordinata, è molto più proficua, si lavora meglio eccetera. Quindi queste cose io credo che il nostro dovere, mio ma anche ma di tutti quelli che lavorano,
portarle avanti, certo, non so se certo, avendo l'idea. Certo, in salute. Qualche in cosa salute. Di, cioè, di buono poi non lo dobbiamo perdere e quindi ritornare certo. al caos totale. Cioè, ne va poi, diciamo, ne vengono pregiudicate quelle cose che tutti chiedono, cioè il processo più ordinato, il testimone che non certo. attende per ora, la inutile attesa del difensore fino a una ora tarda, quindi con limitazioni di altri impegni concomitanti. Insomma, gli avvocati hanno avuto la risposta ed è più che esaustiva. Credo. E dovranno aspettare alla fine di luglio per avere un po' più di, diciamo, io meno penso rigore. Anche prima, cioè certo. se noi riusciamo, se dopo il 15 giugno vediamo un po' qual è la situazione della nostra regione e che cosa si può fare, gradualmente si ovviamente si allenterà si un po', certo. si cercherà di ovviamente allentare un po' questo, anche questo sistema di, insomma, controllo di accesso particolare. Che è particolare, che è collegato ad un determinato periodo. È chiaro, se noi usciamo dal periodo, ovviamente nessuno certo. interessa, men che meno il Presidente del Tribunale, a mantenere queste restrizioni. Certo, queste Presidente, come stiamo messi a arrivo di magistrati? Perché lei si è sempre lamentata, diciamo, della mancanza di magistrati, personale amministrativo, cancellieri, sì. che sono necessarissimi, figure certo. essenziali. Sono importantissime. Allora, niente, in questo momento l'Ufficio Giudiziario di Santa Maria ha dei grossi problemi che riguardano il personale amministrativo, proprio grandi. Perché, allora, tenendo conto che ci sono stati una serie di pensionamenti, no? Perché poi il personale non è giovane, è anche un personale di una certa età, noi adesso viviamo un momento di riduzione estrema del numero delle unità di personale. Le dico, la tanto famosa pianta organica di Santa Maria Capovetere, eccetera, che viene additata come una pianta organica in esubero, che era di 270 unità di personale. Tenga conto che il Tribunale di Santa Maria è sempre stato un tribunale di 89, adesso 91 giudici, quindi non mi sembra che ci sia poi questo enorme, diciamo, questa significatività enorme del numero del personale amministrativo. Vabbè, tanto premesso. Attualmente noi abbiamo 175 unità di personale, quindi abbiamo 100 unità di personale in meno rispetto a quelle che sono in previsione. E certo. Perché lei sa, c'è una pianta organica teorica, diciamo astratta, e c'è la pianta organica effettiva, cioè noi in servizio abbiamo oggi 170 unità di personale. Ci sono delle qualifiche funzionali come quella del funzionario giudiziario, dove noi stiamo da più di un anno, ma anche forse da un paio di anni, con una scopertura che è superiore al 55-60%. Allora, questo comporta degli oneri, insomma, anche di organizzazione interna delle cancellerie, certo. che sono complicatissimi, rispetto ai quali veramente noi, dico noi perché io in questo momento sono affiancata da un dirigente amministrativo, dopo 3 anni che non c'era questa figura all'interno del Tribunale, non riusciamo a far fronte a quelle che sono le difficoltà organizzative. Quindi anche queste lamentele degli avvocati. Bisogna tener conto che noi, che molto, molto forse hanno sofferto, non tanto i giudici nel loro lavoro, perché come le dicevo ci sono state delle forme sì. organizzative dell'udienza diverse, ma soprattutto il personale di cancelleria, che non solo è poco, ma ha dovuto anche adattarsi a lavorare in maniera diversa. Ma questo è un carico che ha avuto Santa Maria Capovetere, dalla legge Severino, proprio dall'inizio è stata questa carenza, perché sì. ci sono state l'accorpamento delle sì. varie le sezioni distaccate e poi è andato a finire tutto a ricarico del povero Tribunale Santa Maria, che sempre... è uno dei 13 tribunali più grandi d'Italia, Santa Maria. Sì, sì, Santa Maria ancora viene considerato dal Consiglio Superiore della Magistratura, nelle sue circolari, un tribunale di grandi dimensioni, quindi poi con una serie di conseguenze organizzative, perché c'è stato anche un aumento di organico di cui noi abbiamo parlato, noi abbiamo appunto il Ministero ha varato un aumento dell'organico dei giudici del Tribunale di Santa Maria da 89 a 91. Quindi 91 giudici. Quindi la situazione è migliorata dal punto di vista dei giudici. Dal punto di vista del personale giudiziario sicuramente, però noi abbiamo in questo momento storico del Tribunale una carenza di personale amministrativo che non si è mai vista.
Cioè, noi non siamo mai scesi come numero di unità di personale a una somma così bassa. Perché lei si rende conto cosa significa 100 unità di personale in meno? E questo nonostante il Ministero abbia, e questo poi bisogna dirlo, destinato a Santa Maria Capua Vetere un numero, insomma, notevole di assistenti giudiziari, però personale formato da assistenti giudiziari, da direttori amministrativi, da Serve operatori insomma personale, giudiziari, da però ausiliari. il nuovo ministro della giustizia Marta Cartabia ha detto che vuole assunzione di personale. Certo. E lei si sta prodigando, ha iniziato questa riforma della giustizia, riforma del processo penale, civile e anche del CSM. Per il civile ha stabilito riduzione dei tempi del processo civile del 40%, stabilizzare le udienze da remoto, maggiore selezione per le impugnazioni, processi esecutivi e procedimenti speciali, assunzione di personale, quindi se Certo. lo pone il problema, e creazione di un ufficio del processo per aiutare il giovane. Quello che più mi interessa è questo tribunale della famiglia che con un solo rito, con un rito unico, per la separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio. È un'interessante, Sì. innovazione. Certamente, queste sono le linee che la Guida Commissione, esatto, che stanno, di quello che vuol di quello fare. che poi bisognerà fare con la normazione. Certo. Quindi, come vede, c'è il recupero dell'udienza da remoto, no? È Quindi la certo. possibilità di, quindi, come dicevo prima, alcune cose che hanno dato buoni frutti in questo anno e mezzo verranno sicuramente mantenuti. Anche la famosa udienza a trattazione scritta o cartorale, cioè l'udienza in cui le parti non sono presenti davanti al giudice, Sì. ma depositano delle memorie scritte che il giudice legge. Già dà la possibilità del contraddittorio, perché c'è la È possibilità che importante un anche questo, avvocato poi importante che si riesca a prenda atto, realizzare. sì, delle note appunto della controparte, e quindi poi il giudice si riserva. E quindi questo cosa significa? Che c'è molto più velocità, anche Certo. in una medesima udienza puoi trattare più procedimenti in questo modo. Certo. Oh, questo è Per avere importante. una Però giustizia più svelta, sì, ma più per avere una giustizia più veloce, mi scusi, dottoressa. Perché il problema è quello. E certo, e qui Perché tutti siamo la giustizia d'accordo. lunga è Io tante volte un'ingiustizia. ho detto, poi noi ci stiamo provando a ridurre i tempi del processo. Il civile, parliamo del settore civile, il Tribunale di Santa Maria ha grossi arretrati ancora del settore civile, perché quando c'è stato l'accorpamento delle sedi distaccate, a Santa Maria sono confluiti i Tutte le carichi cose. delle vecchie preture distaccate, delle vecchie preture, poi sedi distaccate di tribunali che hanno sempre avuto il problema della carenza del personale, sia di Certo. magistrati che amministrativi. E perciò Quindi l'origine è sempre quella lì. siamo sempre lì, quindi noi abbiamo ricevuto questa Eredità, pendenza questa giudiziaria, eredità. questa eredità che ancora abbiamo e quindi Superare. dobbiamo cercare di E superare. certo. Però quello che vorrei dire è che tutto si può scrivere e si può pensare in relazione al processo civile e al processo penale, ma se non ci danno le risorse, E sia certo. di magistrati, ma soprattutto di personale amministrativo, le riforme non avranno un Esito. esito, ma non l'avranno Non si sicuramente, potranno perché questo, il realizzare. problema, è anche il primo problema da affrontare, è E questo. certo. Se tu hai un tribunale con 91 giudici, dove ci sono solo 150-160 persone che possono, diciamo, aiutare il magistrato, nella sua attività, e tu non riuscirai mai, perché si creeranno Manca arretrati, il cioè anche se mezzo, il lo giudice. Ma strumento. già si sono creati, ci sono E degli certo. esempi da noi di magistrati che giustamente hanno prodotto provvedimenti, E certo. sentenze, che sono rimaste ferme nella cancelleria del giudice, quindi della sezione, perché non c'era il personale con la qualifica adatta a A svolgere quel pubblicare, problema. quindi a fare le attività conseguenziali. Però se l'è Allora, posto il problema dell'aumento certo. del personale, quindi. Sì, ma noi abbiamo due problemi essenziali. Allora, prima cosa, bisogna capire la geografia giudiziaria bene, cioè non si possono, bisogna adeguare una volta per tutte con serietà il numero dei magistrati ai flussi
si dice, alle sopravvenienze delle controversie penali e civili. Certo. Perché non possiamo permetterci il lusso di avere tribunali dove c'è poco contenzioso e ci sono con un numero di magistrati e anche di personale esuberante, e poi altri uffici, ma Santa Maria, che sono senza, ma ci abbiamo noi nel nostro distretto Napoli Nord, cioè un tribunale con un carico di lavoro immane dove non c'è personale. Anche al tribunale di Santa Maria di Napoli Nord sono in difficoltà. Io la certo, sicuramente. Voglio intervistare il presidente, il suo collega, sì, presidente Picardi, il nuovo presidente, e voglio sentire che cosa mi dice, perché anche certo, loro non stanno messi bene. No, perciò dico, allora, in questo distretto, il distretto di Napoli, è un distretto in cui ci sono uffici gravati da sempre da carico di lavoro enorme. Allora, vogliamo affrontarla una volta per tutte questo problema della geografia giudiziaria? O andiamo sempre avanti così, con delle scelte che sono poi sostanzialmente di carattere politico e soltanto, e non tengono conto delle reali situazioni. Speriamo, ecco, che questo suo appello abbia... Ma questo è importante, perché poi tu avrai una geografia giudiziaria adeguata, un carico esigibile e giusto per il magistrato, che quindi dovrà far fronte a un carico di lavoro giusto e portare a termine i procedimenti, e soprattutto il personale amministrativo. Certo. Perché altrimenti non... Guardi, non veramente l'esperienza di questi ultimi mesi mi fa capire proprio questo. Il personale, poi, certo, voglio dire, sono anche delle attività lei ha di natura, di aiuto, sono anche delicate, attività delicate, quindi hanno bisogno di concentrazione, entusiasmo, non si può lavorare sotto stress sempre e comunque. Certo, se uno si esaurisce a personale, quel poco, quindi diventa pure difficile esaurito organizzare, certo, che un presidente del tribunale, un dirigente amministrativo, se hanno 10 persone e ne occorrono 20, sicuramente qualche cosa dovranno accantonarla, è inutile, certo, dirlo. È normale. La stessa cosa per i giudici, si fa tanto, fate presto, scriviamo le sentenze, eliminiamo gli arretrati, il provvedimento si blocca, certo, in cancelleria, perché non c'è chi riesce ad andare. E sono vittime di questo anche gli avvocati, perché giustamente le loro richieste sono evase non nei tempi, perché non c'è il personale molte volte, capito? Speriamo che questo suo appello sia ascoltato. Sì, sì, ma questo è un appello che dobbiamo fare insieme, io al nuovo presidente, perché non è pensabile che in una stessa provincia ci siano due uffici giudiziari. E certo, con enormi problematiche. E quindi alla fine si rallentano tutte quelle che sono le attività giudiziarie che sono necessarie. Speriamo che le sue doglianze siano ascoltate. Io ho esposto in più occasioni certo, queste mie difficoltà. Ci sono dei meccanismi anche interni per cui magari una parte del personale poi viene prelevato da un ufficio, applicato presso un altro ufficio giudiziario. Ho un'idea. Andate tutti e due, due presidenti di Santa Maria Capovetere e il nuovo presidente al quale noi facciamo gli in bocca al lupo, perché è fresco di nomina e lo riceverò la prossima volta, andate insieme, fate un viaggio mostrate le vostre doglianze, perché è la verità, è uno stato di fatto che non aiutano. No, non aiuta perché tu hai un territorio, tutta la provincia di Caserta che comunque non è in una buona situazione, e quindi occorre trovare aiuto, delle soluzioni. Presidente, cambiamo argomento. Sì. Abbiamo visto Buscetta che è uscito dopo 25 anni di carcere, doveva essere all'ergastolo per quello che ha fatto, è un mafioso, è un omicida, pluriomicida, è colui che ha azionato la carica per far saltare Capaci, e quindi insomma ne ha fatte di tutti i colori, ha ammesso le sue colpe, e quindi non solo ha ammesso le colpe, ma è collaboratore di giustizia, sì, da tanti anni, sicché insomma ha beneficiato di ciò che aveva stabilito Falcone, cioè chi ha la volontà di collaborare con la giustizia avrà dei benefici carcerari. Quindi questo personaggio doveva uscire, doveva andare all'ergastolo, quindi non doveva uscire fino a fine vita, come è stato per Rina, come è stato per Don Raffaele Cutolo, e qui però loro non si sono mai pentiti, e quindi lui è uscito dopo 25 anni di carcere. A me fa un po' impressione trovarmi per strada un personaggio simile.
Comunque anche la sorella del giudice Falcone, il fratello del giudice Borsellino hanno commentato e dicono giustamente, umanamente una cosa che dà fastidio, che ripugna proprio, però è la legge poi del fratello di Maria Falcone. E quindi abbiamo questo miglioramento, sarà tenuto sotto controllo per 4 anni, dalla Corte, l'ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, e insomma staremo a vedere. Ecco, la cosa che mi preoccupa è che ci sono, come ci sono i furbetti del cartellino, ci sono anche i furbetti tra i mafiosi, e quindi ci sono quelli lì che si battono il petto, ammettono le loro colpe, dicono sì sì, noi abbiamo fatto tutti questi omicidi, ci pentiamo, non siamo più in legame con la vecchia mafia, i vecchi colleghi, ma non fanno né nomi né cognomi e né aiutano le indagini e le inchieste, e quindi non danno una collaborazione, danno un piccolo, come si dice, aiutino, un contributo. Che avranno in cambio questi che danno questo aiutino, questo piccolo contributo? Anche loro usciranno prima? Questo è un argomento attualissimo perché, come lei sa, vabbè, la liberazione di Brusca è dovuta al fatto che sia applicata la legge, la legislazione, che c'è. E che è bene che ci sia, perché o se non no bisogna... si va indietro di 30 anni. No, si torna indietro, non solo, ma tutti sanno che la collaborazione ha prodotto dei risultati essenziali, enormi. No? L'abbiamo visto nel nostro territorio con la collaborazione di Carmine Schiavone, che è pentito nel clan dei Casalesi, che ha fatto poi da lì, è generata da queste sue dichiarazioni, sì, tutta l'indagine che poi ha portato al processo cosiddetto Spartacus. Questo nel nostro territorio, a Napoli, a Palermo, eccetera. Quindi noi non possiamo tornare indietro e dire no, ma non bisogna, insomma, la collaborazione ha il suo valore, però ha anche le sue conseguenze. Cioè, quando il pubblico ministero stabilisce che un determinato soggetto rende delle dichiarazioni che sono utili, sono attendibili, perché il problema è quello dell'attendibilità, sorveglia la dichiarazione, la qualifica di collaboratore di quel soggetto, proprio perché ha collaborato e perché evidentemente collaborando si è pentito realmente, quindi si elimina quel legame, no, con l'associazione criminale di origine e di provenienza, ha degli sconti e quindi una legislazione premiale. Si segue la legge. Il problema è un altro, che adesso noi dobbiamo affrontare in Italia la questione dell'ergastolo ostativo, perché la Corte Costituzionale, come lei sa tantissimo benissimo, in una sentenza dell'aprile 2021 ha stabilito che la normativa in forza della quale esiste un ergastolo ostativo, cioè non l'ergastolo comune, l'ergastolo che proprio perché, diciamo, combinato a persone che sono esponenti altamente della mafiosi, mafia, altamente mafiosi, non prevede nessun tipo di, come devo dire, di beneficio, quindi non ci sono permessi premio, non c'è la possibilità del lavoro esterno, insomma tutto quello che è previsto per l'ergastolano è vietato quando tu sei un soggetto che hai commesso determinati reati e sei qualificato in un determinato modo. Ora, questo, diciamo, questa nostra legislazione non è costituzionale, la Corte Costituzionale ha chiaramente detto nella sentenza perché, diciamo, viene violato l'articolo 27, la finalità rieducativa della pena, viene considerata dalla Corte Europea dei diritti umani, dalla CEDU, diciamo, non umana, perché non recuperi in questo modo il soggetto, e quindi è stata dichiarata incostituzionale e deve essere modificata dal legislatore, che ha tempo fino al 2022, aprile-maggio 2022. Ecco, questa è un'altra occasione, che non bisogna perdere, perché noi dovremmo, il legislatore dovrebbe appunto valutare bene, non e ridisegnare, appunto, ridisegnare la disciplina dell'ergastolo ostativo. Insomma, il ragionamento è semplice, tu non puoi non usufruire di nessun beneficio per il semplice fatto che non collabori, perché potresti ravvederti, pentirti, anche senza collaborare. Ora il problema è capire fino a che punto, quando c'è questo pentimento
che in assatto non è, diciamo, pellegrino, no? Perché io posso pure pentirmi di quello che ho fatto, ma non ho intenzione di denunciare le altre persone. Non si ha il beneficio, diciamo, di processo, di inchiesta. Esatto, non sei collaboratore, rimani ad espiare questa pena, però giustamente la CEDU, l'Europa, che è attenta, no, a questi aspetti, diciamo, umani, anche certo. Forse noi abbiamo vissuto molto una legislazione di emergenza, vicende particolari, quindi ci richiama all'attuazione di quelli che sono i principi poi umani, insomma, diritti umani, quindi anche un soggetto. Però ecco, bisogna stare attenti ed evitare poi che si passi, non so, cioè dall'allarme per un brusca che esce perché ha collaborato, all'allarme poi magari di un soggetto che non ha mai collaborato e che non essendoci più legato associativo, comunque a un certo punto dovrà uscire perché la magistratura di sorveglianza, insomma, riterrà che c'è comunque la possibilità di dare un permesso, comunque di tramutare l'ergastolo. Io non sono d'accordo, lei come la vede? Io non sono d'accordo. No, io sono per la legge di Falcone, che è giusta, apporta un miglioramento nell'inchiesta, ma questi che non... Sì, sono io quello che ha fatto questo, mi pento, ma il beneficio qual è? Che cosa... Cioè, che... Vabbè, sì, però non possiamo dire... sì, ho capito, bisognerà capire, tipizzare questi comportamenti che non sono di collaborazione, ma che comunque consentirebbero ad un soggetto di non essere più ergastolano di poter rientrare in una società civile senza riprendere il legame, capito, con... ma questo è difficilissimo da stabilire, da verificare più che altro. Perché questo, vede, bravissima, da verificare. Perché anche, diciamo, non, insomma, la difficoltà di tante... È psicologica proprio. Di tante nostre, diciamo, disposizioni normative, è proprio quello della verifica, perché bisogna verificare seriamente che ci sia presente il ravvedimento. È difficilissimo. Chi lo fa, ma anche a chi è tenuto a farlo. Che figura prende anche per esempio il collaboratore. Noi sappiamo che un soggetto è attendibile molto tempo dopo che è diventato collaboratore, perché dobbiamo aspettare che si conclude la fase dei processi che sono nati dalle sue dichiarazioni. Se ci sono condanne confermate, possiamo veramente parlare di attendibilità. Quindi, come vede, la situazione è molto molto importante, molto delicata, però non bisogna mai perdere di vista le garanzie, non bisogna mai perdere di vista quelli che sono i nostri principi dell'ordinamento, perché altrimenti poi si rischia di non avere, capito, di non seguire quei binari giusti di ragionamento, di valutazione che hanno dato molti risultati. A me preoccupa il fatto, per esempio, che anche questa semilibertà. Qualche mese fa i carabinieri del Rosso in Sicilia hanno scoperto una rete di comunicazione segreta con Matteo Messina Denaro, ecco, e hanno scoperto due ergastolani, due. Uno aveva avuto la semilibertà perché aveva volontà di collaborare, già avuto la semilibertà. Quindi già era collaborato. Ed era stato colui che è stato il mandante di Livatino, che i telespettatori hanno seguito, ne abbiamo parlato, il giudice ragazzino ucciso dalla Stida nel 1990, e ne abbiamo parlato con il procuratore capo di Avellino la scorsa volta a Roma. È stato il mandante, oggi ha la semilibertà dal Tribunale di Napoli. Un altro ergastolano come lui ha avuto la semilibertà lo stesso dal Tribunale di Sassari, e hanno scoperto, si è scoperto una rete proprio di riorganizzazione di questa stida di Cosa Nostra, anche di un'avvocatessa che invece di ricevere al pomeriggio i clienti, diciamo gli assistiti come tutti quanti gli avvocati, faceva summit di mafia. Di questo genere. E così si è scoperto che stavano organizzando una bella operazione economica transnazionale, dico transnazionale, tra Cosa Nostra sicula e Cosa Nostra americana. Quindi questi si organizzano, cioè bisogna pensare pure a queste libertà. Ma infatti perciò bisogna... cose pericolose. Bisogna attivare quelle che sono tutte dei sistemi, appunto, di controllo poi di questi personaggi. Lo stesso Brusca ha 4 anni di libertà vigilata, quindi è certo.
va controllato, insomma, bene e con competenza e serietà. Presidente, tutti vogliamo ricominciare, abbiamo volontà dopo un periodo, diciamo, assai triste di questo lockdown, di questa pandemia che ci ha colpiti tutti, sia nel cuore che anche nelle nostre, diciamo, modus operandi, modus vivendi, insomma, ci ha travolto. Ecco, ora si vuole ricominciare, l'economia è stata proprio azzerata e È vero. siamo messi male. Aspettiamo questi recovery fund, questi I fondi. soldi dall'Europa e ci saranno anche soldi proprio in specifico, mi pare, per la Gli uffici giustizia, giudiziari, sì. giusto? Giusto. Ecco, e si riaprono le imprese e le aziende, però succedono un sacco di cose negative. Ci sono morti, morti bianche. Ha visto quella Luana, quella cosa azienda tessile, è finita nei rulli, di questa, è stata agganciata. Prima si dice tra i subì, sarebbero la parte del telaio di tessitura, di un orditoio. Io ho imparato, ho letto, sono i rulli che girano tutta la giornata in cui si lavora con un rumore assordante. È stata prima agganciata e poi messa questo rullo. Febbraio scorso un'altra vittima. Quindi l'azienda non aveva, diciamo, Adottato controllato le i misure. macchinari. Per controllare i macchinari, questo stesso fatto dei rifiuti che gli imprenditori per rifiutare poi sotterrano, perché esiste proprio come, diciamo, eliminare i rifiuti. Anche qua vogliono risparmiare e non fanno le revisioni. La stessa cosa, ancora più grave, funivia Stresa-Mottarone. 14 vittime, comprensivo di un bambino, un altro bimbo sta ancora male di 5 anni. Ecco, qui lo stesso, il cavo si è rotto, ma non si è rotto di netto, è stato proprio Consumato. visto sfilacciato, quindi nel tempo si è usurato. E un operaio ha detto che il capo servizio ha detto anni fa, aveva detto, e vabbè, questo cavo ha Non si voglia, romperà mai. quanto tempo ci vuole? Insomma, bastava un solo freno revisionato e non ci sarebbero stati 14 morti. Due freni inagibili da anni. Ecco, se lei volesse fare un appello a questi imprenditori, signori imprenditori, perché controllino prima di aprire, perché poi ci sono queste morti assurde. Guardi, io mi sono occupata per 7 anni Morti di bianchi. tutela, sì, delle aziende, perché quando ero sostituto procuratore a Napoli mi occupavo proprio di questo, cioè della normativa, dell'applicazione della normativa antinfortunistica. E il fenomeno delle cosiddette morti bianche è un fenomeno che, diciamo, è sempre esistito purtroppo. Perché? Perché i costi della prevenzione antinfortunistica sono mal digeriti dagli imprenditori, Lo so. questa è la verità, sono mal digeriti. Oh, e sono invece i costi che la impresa dovrebbe obbligatoriamente affrontare. Bravo. Questo è sempre stato così. Guardi, noi abbiamo avuto tantissimi casi di omicidi. Mi ricordo quando c'erano i lavori al centro direzionale, addirittura operai che cadevano dall'alto perché non c'erano, magari non c'era un ascensore che funzionava bene, quindi si apriva la porta dell'ascensore e non c'era la cabina. Io ricordo questo bruttissimo infortunio mortale. La stessa cosa capitava per esempio anche al porto di Napoli, cioè più l'azienda è grande, meno, diciamo, tende ingiustamente a tutelare la Il sicurezza lavoratore. dei propri dipendenti. Questo della sicurezza, guardi, io ho lavorato 7 anni in questo settore ed è stato interessantissimo. Cioè, c'era all'epoca tantissimo da fare e credo che ancora adesso sia ancora peggio, perché dopo la pandemia questa necessità di una riapertura a tutti i costi è completamente Tutti i costi sbagliata. per guadagnare, però dovete pensare anche Riaprire. perché Però producete i anche perché, morti. appunto, è comunque questo è un problema che è sempre esistito ed è anche questo legato un po' anche alla sensibilità, no? Dei datori di lavoro, degli imprenditori, la formazione, la responsabilità. Il datore di lavoro poi di solito delega la sicurezza, no? Un soggetto che è una persona che un suo dipendente, un soggetto esterno, ma anche i dipendenti. Però bisogna poi comunque vigilare, bisogna stare attenti. Occorre anche qui che ci siano delle task force di vigilanza,
All'epoca in cui io svolgevo le funzioni di sostituto o procuratore a Napoli, c'era un ispettorato del lavoro provinciale che lavorava benissimo e quindi noi avevamo queste riunioni con gli ispettori del lavoro e indicavamo dove andare ad ispezionare, no? C'era questa idea, io facevo parte di questo pool della cosiddetta sezione lavoro, dove c'era anche il dottore Borrelli che lavoravamo insieme, quindi abbiamo fatto, per esempio, c'erano delle direttive. Allora, in questo mese l'ispettorato del lavoro che ha programmazione proprio. Esatto, ovviamente degli oneri anche ispettivi, si dedica ai calzaturifici, per esempio, e quindi si faceva un lavoro. Poi si guardavano le officine meccaniche, abbiamo lavorato all'epoca su Pomigliano d'Arco. E adesso com'è che è peggiorata la cosa? La sete di quindi denaro? Anche no, ma è importante che ci sia anche qualcuno che dia, diciamo, delle direttive per un controllo all'interno delle indicazioni. E ma come si può ovviare? Perché io vedo un susseguirsi di queste cose. Noi già in Campania abbiamo tantissime morti bianche, sì, sì. Questo è un argomento. Ma infatti viene meno l'attenzione, guardi, allora se lei diciamo decide, dà del programma dei controlli sui cantieri, no? Dove appunto gli ispettori, anche del task force, insomma di personale appunto altamente qualificato, va a verificare se i ponteggi sono ben installati, se i lavoratori usano gli strumenti di protezione, perché anche questo anche è un questo, aspetto perché i giovani, da vedo non molti giovani che perché pensano magari, più ai capelli che al casco, magari, non esatto. Il casco perché sennò si guastano non i capelli. Non è questo, è che il datore di lavoro compra magari gli strumenti, però poi non c'è nessuno che controlla che vengano utilizzati. Messi. Quindi, insomma, se tutto questo avvenisse, noi non avremmo... Ci vorrebbe lei che no, ti sei messa la mascherina, ti sei messo il casco. Ciò io dico, vede, questo io... Questo lo devo ci vuole dire. Qua il rugore. Occorre sempre la vigilanza, cioè tu non puoi limitarti a dare delle indicazioni o a prescrivere delle cose, devi poi controllare che quello che è stato previsto si attui, perché altrimenti poi c'è questa zona, come la vogliamo chiamare? Così, d'ombra. Una zona d'ombra talmente forte che poi si arriva agli eventi, diciamo così, brutti, drammatici, come quello per esempio della funivia. Io mi ricordo il procuratore capo Greco, tante volte l'ho intervistato e lui teneva molto sotto controllo le morti bianche. Certo. Lui proprio sì, perché in quel territorio, certo, perché lei sa cosa, qualche costo ha la installazione di un ponteggio regolare e qual è invece il costo di un ponteggio irregolare, cioè siamo proprio su due livelli completamente diversi. Quindi ha ragione, giustamente, dall'alto della sua esperienza, il collega Greco, perché bisogna vigilare, bisogna far sì che ci siano queste ispezioni prima che la prevenzione. Non a caso si dice prevenzione infortuni, c'è una normativa prevenzionistica, certo. Cioè noi dobbiamo prevenire l'infortunio. Come fai a prevenirlo? Lo previeni attraverso la verifica sull'attuazione o meno di tutta la normativa anti-infortunistica, che è tantissima. Ci sono tantissimi decreti che riguardano, per esempio ci sono decreti che riguardano le misure da applicare nei cantieri, altri insomma in altri tipi di azienda, quindi bisogna fare prevenzione. Chi ha l'onere della prevenzione in Italia? Ci sono, no? Gli istituti. Ispettorato del lavoro, ispettorato regionale, prima c'erano addirittura l'epoca in cui io facevo il sostituto i dipartimenti di sicurezza delle ASL che non certo. Ci sono più. Allora, se c'è bisogno di rinforzare queste strutture di vigilanza, forse questo è uno dei campi in cui bisognerà muoversi anche a livello regionale, no? Perché non è detto che appunto noi a abbiamo il record quindi, per la campagna certo. Delle morti bianche. Perché c'è sete di lavoro, non c'è la cultura, i giovani accettano, non c'è la cultura tutti, della prevenzione. Anche i diversamente giovani accettano di lavorare a qualsiasi costo, senza assicurazione, senza condizioni proprio umane di sicurezza, e poi accadono queste cose. Certo, perché noi associamo a questo adesso i problemi derivanti dalla pandemia. Si è peggiorato. Quindi lavoro che manca, necessità di riprendere a tutti i costi per evitare la sete di denaro, l'incoscienza. Quindi è veramente molto, questo è un altro aspetto su un altro settore. È crudele proprio questa sì, cosa, complicato. È proprio una cosa che bisogna... Anche perché poi io trovo che sia proprio ingiusto, cioè il lavoratore già è un soggetto che giustamente ha
svolgere dei compiti, diciamo, proprio faticosi, e quindi deve essere tutelato. Insomma, non possiamo accettare che muoiano ragazzi così giovani. I lavoratori, giovani. E un'altra classe sono quelli del caporalato. Sì. Quella è un'altra, diciamo, vecchissima anche questione, anche questa, guardi. Quel caporalato sta peggiorando. Prima, anche noi abbiamo questo triste primato in Campania, ma anche nel Lazio adesso li dopavano. Lo sa, avevano trovato un'organizzazione precisa del medico che, col fatto che le droghe leggere sono permesse, ammesse, prescriveva la droga, e il farmacista compiacente che gliele dà. Comunque, come vede, queste sono problematiche vecchissime, perché del nostro che caporalato, però si riacutizzano in questo periodo. Si riacutizzano adesso, e quindi vanno affrontate in maniera ancora più incisiva. Di come allora, brevissimamente, siamo in finale. Lei sorride, è felice perché va al lavoro, perché sennò, diciamo, invece là adesso, oggi, non so se lo sanno gli avvocati, dice... oggi c'è meno rigore, non c'è, andiamo. Seguono lo stesso. Ma il rigore ha lasciato le sentinelle. No, assolutamente, io non ho sentinelle. Le ho detto, il rigore significa vigilare su quello che ma si... Ma io perciò l'ho chiamata lei di ferro. Che si, ma scusi un attimo, se lei non ha... Ma se noi organizziamo delle cose, poi rimane tutto così, sì, che cosa si può fare? Posso dire una cosa? Ma una piccola riga, ma io come la nominavo Lady di Ferro, ma chi ha avuto il coraggio e la testardaggine di fare un trasloco di un intero tribunale che era da 20 anni nel condominio di via Sant'Agata, che si diceva di civile abitazione, esatto. Non mi pare, ma immaginate che cosa sarebbe successo in pandemia se lei non fosse stata così rigorosa, sarebbe stato negatore. Avremmo veramente sospeso le attività. È andata giusto, non giusto. Come si è verificato, anzi, queste sedi così nuove, poi con possibilità di areazione, di accessi controllati, ci hanno consentito di comunque portare avanti quello che si poteva portare avanti. Ovviamente non tutto, perché le attività in presenza non si sono potute gestire, ma non si potevano gestire, altrimenti lo sarebbe stato fatto. Negatore. Dunque, mi diceva. Per il futuro, che vuoi, c'ha qualche cosa? No, non lo diciamo. Sì, ci sono una serie delle di cose. Appena cose che... le compie, io... Intanto voglio rassicurare che noi stiamo andando avanti con tutte le attività che riguardano sempre il Palazzo di Giustizia Civile, perché il Ministero ha iniziato la bonifica dell'area retrostante che era stata, diciamo, data al Tribunale, poi ci saranno degli altri progetti che, insomma... Questi proprio perché lei è un tipo che vuol cambiare, si deve fare sempre... Guardi, allora, dottoressa, io in dico continuo che movimento. Noi dobbiamo... Ma non è questo, è che io credo di dover rendere un servizio. È normale. Ai cittadini. Allora, se i processi sono lenti, io sono la prima che me ne dolgo, non so se... Quindi è cerco normale. Di fare quello che si può fare... Per velocizzare, ovviamente, le dico, con le risorse disponibili, certo. Con una vigilanza da parte mia anche sull'attività dei singoli magistrati, e quindi con una vigilanza anche sulle attività delle cancellerie, perché io sono sempre presente se ci sono difficoltà, e cercando di risolvere, proprio perché non è proprio veramente per chi fa il magistrato e lo certo. Vuole fare in un certo senso, è proprio brutto ancora avere in un ufficio giudiziario procedimenti antichissimi, sentire le persone che si lamentano perché i procedimenti, la decisione non arriva. Mi pregerò di invitarla e poi ci racconta la cosa realizzata. Le ultime novità. Intanto, prima di salutarle, insieme a lei, volevo augurare ogni bene, e gli auguri non li faccio perché io sono scaramantica e quindi seguo De Filippo. De Filippo diceva essere scaramantici, cioè superstiziosi ed ignoranti, non esserlo porta male. Ecco, io seguo questo, ho fatto così. E allora vorrei diciamo, dare in bocca al lupo a un personaggio che lei conosce, che io conosco, e che ho sempre detto ai nostri telespettatori che avevo adottato come figlia. Si tratta del magistrato Catello Maresca. Noi amiamo Napoli, ecco la mia città natia, e vuole
vuole, ama così tanto Napoli, ha deciso di abbandonare e di fare il sindaco. A me dispiace tanto, per la verità, perché è un magistrato eccezionale, ha fatto tante cose belle, ci ha liberato di tanti criminali, ma l'ultimo è Zagaria. Esperto di bunker, ha scritto tanti libri per i giovani, saggi, romanzi, anche l'ultimo l'ha sentito, l'ha letto, sì. Quello romanzo NCO, sull'origine della Camorra, ha scritto manuali di legislazione antimafia e diciamo, come dire, è impegnato nel sociale, perché ha fondato quell'associazione Arti e Mestieri che toglie i ragazzi dalla strada. Allora gli facciamo in bocca al lupo? Diamo sì un forte in bocca al lupo. Un forte in bocca al lupo. Perché Catello, un magistrato solare. Nuova, siamo, sì, esperienza nella quale lui si è lanciato, credo con l'entusiasmo che ha sempre avuto per tutto, e sperando che appunto i risultati per lui siano positivi. E certamente lui perché sicuramente sarà attento, sicuramente sarà attento a quelle che sono le grosse criticità di una città, ecco, come Napoli. Lui ha visto, lui ha detto, è un atto di amore, se ha sentito l'atto di amore, si sentono le farfalle nello stomaco, dice che lui ha sentito le farfalle nello stomaco e deve agire per forza, perché Napoli veramente è messa male, è una città stupenda che soffre di tante patologie. Napoli è una bellissima città, però ha delle problematiche enormi. Bisogno. C'è proprio una sensazione adesso di abbandono. Di abbandono. Abbandono. Sì, abbandono proprio, totale. Completo. Quindi ci vuole un magistrato. Quindi occorre chi se ne faccia carico seriamente. Insomma, è una bella responsabilità. Perché Napoli è una realtà enorme, insomma, molto diversificata, città metropolitana, quindi con grandissime problematiche aperte da risolvere. Non ci sono, c'è il dissesto, quindi certo. Insomma, è tutto da rifondare. Anche lì bisogna un po', cominciare da capo. E lui anche ci su può Napoli. Riuscire, perché se sarà scelto, come noi ci auguriamo, realizzerà tutte queste cose con il suo sorriso. E poi c'ha esperienza di tanti anni, più di 10 anni, quindi è un polso forte e poi c'ha un sorriso che conquista. Noi gli auguriamo ogni bene. Allora, va a bene. Lei in bocca al lupo, la grazie. Ringrazio per avermi concesso l'intervista. Vista, come al solito lei è sempre affettuosa e disponibile, ma anch'io le voglio bene. Lo so, lei lo sente so questo fatto? Certamente. Lo sento, la ringrazio, saluto i telespettatori che mi ascoltano e in bocca al lupo, allora chiudiamo con questo in bocca al lupo al collega, Catello Madesca. Grazie a lei per la sua sensibilità e disponibilità. E grazie a lei. Allora, a voi telespettatori, buona serata. Arrivederci. Buona serata a tutti, buona serata.